Allora, ultimo video. Secondo me una delle questioni più delicate della scena africana è il fatto che le popolazioni africane sono sì suddivise sotto forma di nazioni, però probabilmente perché queste nazioni in qualche modo sono, questi confini sono eredità del colonialismo, quindi non è una cosa nata dalle popolazioni africane. Prima le popolazioni africane avevano un altro modo di organizzarsi. È anche il fatto che quando sono state create sono state prese etnie magari completamente diverse, unite, riunite. Questo non equilibrio all'interno delle nazioni spesso rende vulnerabile quel paese. Esempio, una per tutte, la Libia, no? Ripeto che questo secondo me è quello che rende debole, attaccabile da fuori, quindi gestibile da fuori, una nazione. In Eritrea ci sono 9 etnie, sono prevalentemente cristiani ortodossi e musulmani e convivono tranquillamente. L'Eritrea, il Sudafrica, il colonialismo e tutte le storie che ci sono state in qualche modo non hanno permesso che ci fosse unione. L'Eritrea ha un'identità, ha una coscienza comune. Credo che questo paese abbia una potenzialità incredibile. A parte che è veramente ricca, hanno scoperto che c'è veramente tanta roba, oro, potassio, tanta roba che ci renderà veramente molto ricchi come nazione. Queste ricchezze, ora come ora, non è che valgono chissà cosa, per un semplice motivo, perché basta vedersi in giro, cioè appena uno scopre di avere del petrolio, qualcosa di prezioso, arrivano, diciamo, gli avvoltoi intorno, no? Secondo me, per capire e, tra virgolette, giudicare la scena eritrea, mettiamola così, non bisogna guardare al presente, bisogna guardare in teoria al futuro. È come una casa in costruzione. Ma si può giudicare come se fosse già fatta e finita. Dico una casa in costruzione perché è in cerca di autonomia, cioè sta ancora costruendo la sua autonomia. Quella è l'unica prospettiva. Cioè, tu puoi essere veramente libero, democratico e tutte le cose di questo mondo dal momento che tu stai in piedi da solo. L'autonomia, che vuol dire? Io devo produrre cibo, io devo produrre acqua, io devo produrre tutto quello che mi serve per la mia alimentazione. Ma se sto sempre con la mano tesa, prima o poi, questa mano tesa sarà un problema perché dovrò mangio e sopravvivo per quello che riesco a racimolare da fuori. Se noi, come siamo uno stato africano, riusciamo a essere indipendenti in questa maniera, rompiamo lo schema che è lo schema africano, che è quello di dipendere da qualcun altro. Anche il colonialismo, quel colonialismo, quando è finito, non è mai finito perché gli stati o i popoli africani hanno detto basta, hanno fatto una cazzo di rivoluzione. È finito perché la seconda guerra mondiale, che sono quindi potenze occidentali contro potenze occidentali, si sono scontrate, una di queste potenze ha vinto e questa potenza ha creato un nuovo equilibrio. Ha proprio dettato le regole di nuovo equilibrio e queste potenze sono quelle che comandano, fanno un po' quel cazzo che vogliono in tutto il mondo, perché sono i vincitori di quella che era stata la seconda guerra mondiale. L'Eritrea è uscito da questo gioco facendo i 30 anni di guerra. Questa consapevolezza, questa voglia di autonomia potrebbe minare quello che è l'equilibrio che è stato creato dopo la seconda guerra mondiale. L'Eritrea vuole parlare ad altri stati in maniera paritaria. Per parlare in maniera paritaria deve avere una coscienza comune forte e un'autonomia. L'Eritrea sta cercando di conquistare questo e secondo me lentamente ce la farà tranquillamente. Quindi è partito il generatore. Questi sono i problemi, quelli che dicevo, abbastanza evidenti. Spesso se ne va via la luce, a volte manca l'acqua corrente. Allora, sì, qui dico che lo sto dicendo, ma perché ho tagliato pezzi in montaggio, prima l'avevo detto, lo dico adesso. Ci sono delle questioni, delle problematiche del tipo che, non so, l'elettricità non c'è sempre, va e viene, l'acqua non c'è sempre, a volte se ne va. Allora, parabola, quando non c'è la luce, pannello solare. Quando non c'è l'acqua, cioè praticamente quando c'è l'acqua la caricano su questi fusti che ci sono. Se notate, tutto il quartiere è pieno di parabole e fusti. Però un'altra cosa è che l'elettricità è bene o male ovunque. Va e viene, ma è abbastanza ovunque. In Eritrea è abbastanza ovunque. Ovunque sono andato, ho visto parabole. In una dittatura, comunque, quella dell'Eritrea viene presentata come una dittatura, non è democrazia sicuramente, però
Però bisogna, secondo me, capire le situazioni che portano a una situazione. La televisione è una forma di colonizzazione. Io non sono mai stato in America e conosco molte delle usanze americane. Perché? Perché guardo la televisione. La prima cosa che dovrebbe fare una dittatura è quella di bloccare le televisioni e far vedere solo la propria televisione. In Eritrea ogni casa ha una parabola. Chi può ha la parabola un po' più grande. Io da casa mia vedevo la Rai tranquillamente. Quello che voglio dire è che l'Eritrea è. Non si può dire sicuramente che è una democrazia, però si sta lavorando per il futuro. È per quello che dicevo, prima dicevo in costruzione. Se una casa è in costruzione, non puoi stare a giudicarla come se fosse fatta e finita. Tu puoi vedere il progetto e dire il progetto che stai costruendo non mi piace. Quello ha un senso. Un'altra questione è che essendo isolati da tutto il mondo, nel senso. Essendo gente che vuole fare di testa propria, in qualche mettiamola così, e non essendo d'accordo con le potenze mondiali, siamo in qualche modo isolati dal resto del mondo, no? Il naf, che è il soldo eritreo, nel cambio vale una sega. Credo 60 naf a 1 euro, qualcosa del genere. E questo crea dei problemi, questo crea tutto un. La situazione che poi fa in modo che i ragazzi vogliano e desiderino uscire. In più ogni estate tornano quelli da fuori, macchinona, vestiti bene, e si crea il cortocircuito che alla fine. Io mi sono accorto che una delle cose fondamentali che un eritreo deve fare quando torna a casa è vederla con il senso di quello che si sta facendo, quindi vederla in prospettiva. L'Eritrea, vista nel presente, si trovano facilmente cose per rallegrarla. Vista in prospettiva, secondo me, potrebbe diventare un faro per gli stati africani. Perché sta riuscendo a fare quello che tutti gli altri stati africani devono fare, cioè costruirsi il loro futuro sulle proprie gambe. Questo è il sacrificio che in qualche modo quelli che della generazione dei miei genitori, quelli della mia generazione passeranno, però credo che la generazione dei miei figli mangerà dei sacrifici che queste altre generazioni stanno facendo. Secondo me è il futuro, anche se in questo momento è difficile forse notarlo. Sicuramente non ho detto tutto quello che c'era da dire, se qualcuno ha domande me le scrive e poi verrò a rispondere. Metto in link anche uno dei video che avevo fatto, per chi non l'avesse visto, Essere Eritreo, che parla più o meno dello stesso argomento, cioè uno forse compensa l'altro. Ma la chiudo perché mi sa che è tardi, devo mangiare. Ciao.